in casa Ranger Scorigliano. Con noi c'è Mister Pacino. Buonasera, Mister. Buonasera a voi. Voce squillante, immagino, perché il risultato l'aiuta ad essere contento. Oggi, tra l'altro, è una partita difficile. Soprattutto oggi è stato importantissimo fare il risultato contro una buonissima squadra che lotta come noi per la vittoria finale di questo campionato, quindi è una soddisfazione doppia. Abbiamo giocato contro una signora squadra, quindi il risultato di vittoria ci rende felici. Ecco, il risultato che vi rende felici fino adesso è l'unico risultato che state conoscendo, perché 6 su 6. Le chiedo, mister, lei tra l'altro è un allenatore navigato, ottenere questi filotti, oltre a dare la fiducia alla sua squadra, va un pochettino a scalfire quelle che possono essere le convinzioni degli avversari, perché insegui e poi però uno dice: ma questi non si fermano mai. Ma speriamo di non fermarci mai, prima di tutto. Poi ancora è presto, ancora sono passate 6 partite, ci sono ancora squadre dietro di noi come il Fuscaldo, il Malvito, ma la Kratos stesso, il Bisignano, che possono rientrare sempre, perché è un campionato un po' difficile, quindi basta stare sempre sul pezzo. Quindi ancora è lunga, noi ce la metteremo tutta, perché anche oggi in difficoltà con 4 titolarissimi che mancavano abbiamo fatto una grossa partita, quindi il gruppo è buono e andiamo avanti in questo modo. Ecco, la creazione di un gruppo quanto può pesare alla lunga? Glielo chiedo anche in virtù del fatto che diciamo che ormai il mercato è anche sempre aperto, no? Quindi più si rende un gruppo coeso, più ci si ripara anche ad eventuali perturbazioni che possono venire da fuori. Ma sicuramente, noi abbiamo iniziato a fare questa squadra con tutti i ragazzi di Corigliano da quest'estate, quindi abbiamo cercato di muoverci in tempo. Abbiamo preso tutti i ragazzi che erano in giro, questi paesi, e li abbiamo portati di nuovo a Corigliano. Quindi ci siamo mossi in tempo e adesso stiamo andando bene. Ecco, un'organizzazione diciamo minuziosa per una piazza, l'abbiamo già detto in qualche intervista precedente, che è assolutamente affamata di calcio, e aggiungo io, sarebbe anche ora che tornasse a brillare in maniera diversa. Ma questo ce lo auguriamo tutti quanti noi di Corigliano, ce lo auguriamo, perché il calcio adesso manca da un po' di tempo, dopo l'exploit che avevamo fatto alcuni anni fa, poi tutti quanti sappiamo le vicende che sono successe. Adesso cercheremo di portare più in alto possibile questa città, che merita, ha sempre fatto calcio di un certo livello, quindi noi ci proveremo, poi sarà il campionato a decidere. Assolutamente sì. Ecco, in conclusione, mister, lei diceva ci sono tante squadre che possono competere per il salto di categoria. Il prossimo avversario è il Malvito. Che settimana sarà? Come vi avvicinerete a questo big match? Ma noi abbiamo la fortuna di avvicinare a questa partita sempre in modo tranquillo e divertente. Ce ne andiamo a campo, ci divertiamo ogni volta che andiamo a campo, quindi anche questo fa gruppo. Poi sappiamo che giochiamo contro un avversario che è stato costruito già l'anno scorso per fare il salto di categoria, quindi è una buona squadra. È una rosa importante con dei giocatori di categoria superiore, quindi l'affronteremo come stiamo affrontando tutte quante le altre. Cercheremo di stare molto attenti alla loro forza, di conseguenza anche loro devono stare attenti a noi. Assolutamente sì. Va bene, mister, grazie e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Grazie.